già pronto a collegarsi con noi. Prima però saluto e ringrazio Viola Carofalo, capo politico di Potere al Popolo. Buongiorno. Benvenuta, buon pomeriggio. Saluto. Che sapore politico ha questa ipotesi di cui stiamo parlando, del dopo voto? No? C'è già un Bersani che è intervenuto e ha detto Renzi sembra guardare più a Berlusconi che alla sinistra, no? In questa sorta di tacito accordo sull'opportunità di tornare al voto. Beh, intanto mi faccia dire che è singolare quantomeno che soltanto dopo i sondaggi poi valutano negativa una legge elettorale che hanno fatto loro, quindi è se non altro insomma originale questa posizione. È chiaro che evidentemente, non so, si aspettavano forse qualcosa di diverso. Questa legge elettorale è stata fatta quasi esclusivamente per cercare di come dire, escludere i più piccoli, per rafforzare il sistema maggioritario, ma è anche una legge elettorale che a mio avviso è una legge capestro, una legge tirannica. Prima si diceva in collegamento: è importante trovare un voto che sia un voto utile, che sia un voto di stabilità. Ebbene, alla ricerca di questa stabilità, fino adesso, questo è quello che mi sembra si possa dire negli ultimi 10 anni, negli anni di crisi, alla ricerca di questa stabilità, con un susseguirsi anche di governi cosiddetti tecnici, di governi non eletti, invece si è cercato soltanto di massacrare le classi popolari. Questo è il problema che poniamo noi, questa stabilità è servita, quando è stata ricercata, soltanto a massacrare le classi popolari, e questa è un'inversione di tendenza assolutamente necessaria. Quindi chi oggi contesta questo e dice che bisogna dare un voto utile, dare stabilità al paese, ci dovrebbe anche spiegare per far cosa, e io temo che per far cosa loro lo sappiano, cioè continuare delle politiche di austerità, di taglio alla spesa pubblica, che è quello che è stato fatto in questi anni. Aggiungo soltanto questo, che noi, e lo abbiamo detto fin dal principio, noi siamo una forza che esiste da poco, siamo una forza molto giovane, ma noi abbiamo annunciato fin dal principio che noi non ci alleeremo con nessuno. Quindi questa è la nostra posizione. Del vostro movimento chi fa parte? Del nostro movimento fanno parte cittadini, comitati, associazioni, soggettività politiche organizzate. Siamo un movimento molto variegato che nasce in maniera orizzontale, dal basso, esistiamo da 2 mesi. Prima però vorrei sapere da entrambi, parto da lei Carofalo, in queste giornate di profondo dolore per quel che è accaduto a Macerata e per la vicenda di Pamela, sono stati in tanti a domandarsi perché istituzioni, rappresentanti del governo non si siano recati a porre un omaggio, un saluto alle vittime, le 6 persone rimaste ferite dalla follia di Traini? Beh, intanto io devo dire che noi ci siamo andati. Siamo andati ieri a trovare in ospedale le persone che appunto sono ricoverate lì. Credo che sia vergognoso che nessuno ci sia andato. Penso che l'Italia abbia subito un attentato terroristico, che quando questo accade bisogna prendere i giusti provvedimenti. Accade in tutti i paesi che hanno subito attentati terroristici, si sono presi dei provvedimenti. Qui invece l'unica cosa che si dice è addirittura che è stata una reazione o di abbassare i toni. Non si tratta di alzare i toni, però si tratta di dare il giusto peso a quello che accade. C'è un clima in Italia che non è creato soltanto dai movimenti neofascisti, ma è creato, e su questo voglio essere chiarissima, è creata anche da tanti partiti dell'arco parlamentare che non fanno altro che buttare benzina sul fuoco, che non fanno altro che incitare al razzismo, incitare all'odio sociale. Quando accadono questi episodi io credo che ci sarebbe bisogno di una presa di responsabilità. Quello che ho visto accadere è esattamente l'opposto, evidentemente, perché questi episodi invece sono funzionali nella loro tragicità. Portano avanti un discorso che è un discorso di odio nei confronti degli emarginati, dei più poveri, di chi sta peggio, e portano a un discorso che fa vedere verso il basso a chi sta peggio di me, a chi è più povero di me, come il mio nemico, invece che a chi è veramente responsabile della distruzione di questo paese in termini di lavoro, di scuola, di sanità. Credo che il gioco sia questo, è un gioco pericoloso, e quello che è accaduto lo dice, e gli unici che si sono espressi su questo, e questo è secondo me imbarazzante per i rappresentanti politici in questo senso, è la CEI, è stato Mattarella che ha detto bisogna ricostruire comunità. Tutti gli altri hanno buttato benzina sul fuoco. Allora questo è il problema da affrontare, non per alzare i toni, ma per analizzare quello che sta succedendo, che è una deriva delle destre molto grave in questo paese. Eccoci, onorevole. Secondo lei, Carofalo, non conveniva alla sinistra compattarsi proprio contro i populismi delle destre, o quantomeno di alcune destre? Ma questa frammentazione rischia di non essere compresa appieno da chi dovrà scegliere il 4 marzo? C'è un problema rispetto a questo.
Sicuramente la questione delle nuove destre è una questione centrale ed è la ragione per la quale io spero che il 10, questo sabato a Macerata in piazza, ci siano tutti. Ci siano tutti quelli che hanno paura della deriva che l'Italia sta prendendo, della crisi democratica che c'è e che ci sia una risposta di piazza importante. Quindi da questo punto di vista io credo che rispetto al fronte dell'antifascismo non ci siano dubbi, è scritto in Costituzione. Chiunque si rifaccia a quella storia, anche quando cerca di fargli un po' di maquillage, come a volte accade, è qualcuno che non sta esprimendo un'opinione ma che sta commettendo un crimine. Questo deve essere chiaro, non ci sono rimescolamenti che contano. Su questo bisogna essere assolutamente uniti. Poi si possono trovare vie differenti, percorsi differenti rispetto a tanti altri temi con i quali personalmente come Potere al Popolo noi non ci troviamo d'accordo con il centro-sinistra. Ne parlavo prima, per esempio, della questione del lavoro, possiamo parlare dei temi ambientali, quindi ci sono questioni sulle quali non ci troviamo d'accordo e quindi ci sentiamo coerentemente di andare da soli. Su questi temi bisogna essere un fronte unico e trasversale perché il problema c'è e il problema non sono, mi scusi il termine, i quattro buffoni di Casa Pound, che sinceramente mi fanno poca paura. Chi mi fa più paura è chi questa percezione della paura nel paese la alimenta, questo terrore lo alimenta, perché se andiamo a vedere i dati, i crimini non sono aumentati e i crimini contro le donne, perché spesso si dice questo, io da donna non mi sento più al sicuro o meno al sicuro perché ci sono i migranti o non ci sono, perché le statistiche ci dicono altro, quindi è il racconto che ne facciamo che porta a Le questa paura statistiche perché dicono serve a che, qualcuno questo racconto, forse dicono che per la prendere metà voti. delle E sul violenze fatto di non sessuali è dare fatta da solidarietà a persone delle che vengono da persone. altri paesi. Mi scusi, un attimo, Abbiamo pochissimi finisco. secondi, se riuscite a concludere in pochi secondi. Che la solidarietà a delle vittime di un attentato terroristico si dà e basta. Se uno la vuole dare in forma privata, la può dare in forma privata. Non è Onorevole. stata data.